Italia 2015 Special Edition. Siamo all'interno dello stand di un nuovo player in questo mercato, diciamo relativamente nuovo, via, perché tutto sommato chi non conosce la Promel, che da anni produce delle macchine per il trattamento del denaro. Siamo con Federico Bistarini, che è a capo della divisione trattamento denaro della Promel, che è un'azienda che, puoi dirlo anche tu, fa più cose, non solo macchine per il trattamento del denaro, e siamo qui per farci dire in 300 secondi come mai sono a Venditalia, cosa presentano qui a Venditalia e quasi alla fine del terzo giorno come sta andando. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie dell'opportunità. Noi abbiamo ormai una presenza sul mercato da più di 15 anni, quindi nel settore del trattamento del denaro abbiamo una certa esperienza, che sorprendentemente aveva già abbracciato il settore del vending proprio per la diffusione che i nostri prodotti hanno avuto in questi anni. La novità di quest'anno che abbiamo deciso di portare a Venditalia, proprio anche per il cambiamento del mercato nel settore del vending, è una macchina che divide e conta monete e consente di programmare le uscite in modo da poter consentire al cliente di selezionare quelle che sono, secondo le sue esigenze, le monete da contare. Quindi una macchina importante, una macchina che si rivolge ovviamente a chi tratta volumi grossi, ma è stata per noi anche l'occasione di introdurre, di riportare i grandi classici del nostro mercato, cioè macchine selezionatrici di monete dalle 3 alle 7, 8 buche, in particolare quella a 7 uscite che nel mercato del vending funziona molto. E sorprendentemente abbiamo scoperto che già molti dei nostri clienti sono già nel settore del vending, e quindi abbiamo riallacciato rapporti con loro, e devo dire che come bilancio in questi 3 giorni abbiamo riscontrato un consenso importante, che a noi dà molta fiducia nell'ideare e pensare anche il nostro futuro all'interno di questo mercato. Beh, diciamo anzitutto che le 7, le 8 buche non sono quelle dei campi da golf, per intenderci, ma sono quelle dei serbatoi destinati a raccogliere le pezzature in moneta da 5 centesimi, 10 centesimi, 20, 50, 1 euro e così via. Sono i cassettini, eccoli qui, quelli che potete vedere qui, quelli in cui cadono le monete una volta selezionate attraverso la selezionatrice. Una selezionatrice che peraltro sentivo dire, mentre attendevo che tu terminassi con un cliente, è estremamente aggressiva nel prezzo. È vero, stiamo molto attenti a produrre prodotti di qualità, perché è stata una tradizione nostra quella di stare attenti alla qualità del prodotto, ma certamente non possiamo scordarci, soprattutto in questo periodo, che il prezzo è importante, e quindi cerchiamo di mantenere un'ottimizzazione dei costi molto aggressiva per poi poterla proporre in termini di competitività commerciale anche nei confronti del cliente finale. Per completare il tuo discorso sulle 7 buche che non sono da golf, posso aggiungere che l'euro, che è fatto di 8 tagli, lo sappiamo tutti, ha bisogno di un certo numero di uscite, però il nostro prodotto non si rivolge solo al mercato italiano ed europeo, ma si rivolge anche a mercati internazionali. Siamo molto felici di aver potuto ottenere il riscontro anche di potenziali clienti e qualche cliente estero, che richiede l'adattamento e l'utilizzo della macchina anche su valute e su coni diversi dal nostro. Per fortuna ci avevamo già pensato, quindi la macchina è pronta per fare questo tipo di lavoro, di attività, quindi ci troviamo nel momento giusto, al posto giusto. Diciamo anche che questa macchina, oltre a essere estremamente robusta, ecco qui, l'abbiamo fatta sentire in diretta proprio per farvi capire che non c'è plastica ma metallo, oltre ad essere estremamente robusta è molto veloce e soprattutto estremamente dinamica nella programmazione. Quali sono le caratteristiche principali dette in 100 secondi? Qualsiasi esigenza di utilizzo di questa macchina è già coperta dalle funzioni disponibili. Se c'è bisogno di contare monete e separarle, la macchina lo può fare. Se c'è bisogno di contare un misto di monete, la macchina lo può fare distribuendo su tutti gli 8 cassetti misti di monete. Quindi ogni esigenza trova già una risposta
in questa macchina che, oltre ad essere robusta e veloce, è anche silenziosa. Abbiamo lavorato anche per renderla compatibile con delle realtà di ufficio o di piccoli magazzini in cui le monete che cantano sappiamo che sono spesso un problema fastidioso che noi abbiamo cercato di attenuare il più possibile attraverso un lavoro di coibentazione e di insonorizzazione che ha dato già dei buoni risultati già come riscontro da parte dei nostri visitatori. E noi avremo modo di parlare successivamente di Promel con le caratteristiche di queste macchine e le novità che andrà a presentare prossimamente, perché voi state preparando altro per il vending, diciamolo. Sì, abbiamo altre sorprese, altri progetti in cantiere che naturalmente sono top secret, ovviamente, quindi non ne riveliamo i dettagli. E allora, io ti saluto, ti lascio il tuo lavoro, ti do l'opportunità di dare un saluto agli amici di Vending TV che per la prima volta hanno visto il tuo volto davanti al loro schermo. Federico, grazie. Grazie a voi per l'opportunità e naturalmente speriamo di vederci di persona con tutti i nostri clienti. Magari, chissà, forse proprio nella vostra sede. Grazie Federico, Fabio Russo continua con il suo viaggio itinerante all'interno degli stand di questa Venditalia 2015 Special Edition per documentarvi con tutte le novità che riusciremo a carpire nelle prossime ore. Non andate via!